Ed ecco festeggiatissimo Vittorio De Sica, l'incomparabile protagonista di Il generale della Rovere, il film che la giuria internazionale ha premiato col più ambito dei trofei, il Leone d'Oro di San Marco. Vivo, vero, appassionante, Il generale della Rovere è il solo film che in tanti anni a Venezia abbia raggiunto la più completa e indiscussa unanimità di consensi, di pubblico e di critica. 10 lunghi commossi applausi a schermo acceso, un'interminabile ovazione finale hanno sottolineato il trionfo di Roberto Rossellini. Tutta la stampa italiana, senza distinzione di colore e di parte, e tutta la stampa internazionale hanno esaltato senza riserve il magnifico e insuperabile successo di quest'opera che segna una data nella storia della cinematografia italiana. Venezia 1959, un grande regista per un grande film, Il generale della Rovere. Amici, amici, vi parla il generale della Rovere. Calma, dignità, contente, siate uomini. Dimostrate a queste caraglie che non temete la morte. Sono loro che devono tremare. Ognuna di queste bombe che cade avvicina la loro fine, il nostro riscatto. Sapete, c'è una cosa che ha reso interessantissima ed estremamente affascinante questa visione del generale della Rovere di Roberto Rossellini, ed è il fatto che questo film sembri quasi un contraltare, una risposta completamente diversa a quello che è forse il lavoro più famoso di Rossellini, ovvero quella trilogia straordinaria sulla Resistenza, Roma città aperta, Paesà e Germania allo zero. Perché dico questo? Perché lì era presente un certo realismo, appunto il neorealismo, una certa costruzione narrativa simildocumentaristica, un sistema anche di scenografie al vero, no? Scenografie al naturale, nonostante poi anche lì, attenzione, ci fosse comunque un occhio per la romanticizzazione delle vicende, degli episodi raccontati, che comunque erano presi da vite vere, comunque c'era appunto questa volontà di attenersi alla realtà il più possibile. Sono tre film sulla realtà della guerra, la realtà del quotidiano, la brutale realtà. Non a caso sono film che potremmo quasi definire degli anti-fiction, proprio per questo, perché di fatto erano le cose più vicine alla realtà che uno spettatore cinematografico, soprattutto che aveva vissuto quelle esperienze, poteva vedere. Ecco, il generale della Rovere è tutt'altro. Il generale della Rovere è la storia di un attore, è la storia di un uomo che, un truffatore, un omunculo, no? Un ometto, che di fatto finisce quasi per caso, no? Quasi per errore, a spacciarsi per questo generale della Rovere. Quindi ancora una volta deve interpretare un ruolo, lui che ha interpretato per tanto tempo il ruolo di un personaggio, il colonnello Grimaldi, quest'uomo che aiutava le persone a portare a casa i loro cari imprigionati dai tedeschi. Quindi una facciata di questo poco di buono che mente a tutti spudoratamente, no? Pur di giocare, pur di fare di tutto e di più, e dovrà appunto interpretare il ruolo nella seconda parte del generale della Rovere, quest'altra maschera per avere salva la vita, o meglio per uscire facilmente, lui e il suo regista, tra virgolette, ovvero questo colonnello tedesco, che è un altro personaggio estremamente interessante, no? Quest'uomo che anche lui sarà costretto a recitare a un certo punto e che di fatto controlla completamente il nostro Bardone, no? Il nostro protagonista. E quindi questo racconta Rossellini, in realtà, l'immedesimazione in un uomo che di fatto è un indeciso, uno che
diciamo, la guerra gli interessa fino a un certo punto, gli interessa soprattutto vivere e vivacchiare. Infatti, la prima parte è tutta sulla sua vita privata, tutta, no, sulle sue vicissitudini personali, sul suo modo di raggranellare soldi e di truffare il prossimo. Poi, appunto, irrompe la seconda parte, un film carcerario quasi, un film sulla resistenza, su questi prigionieri logorati, questi prigionieri che di fatto cambieranno questo attore, o meglio, lo costringeranno ad immedesimarsi sempre di più nel personaggio che sta interpretando. Non è un caso, no, che De Sica, e appunto l'altro grande attore e regista, di fatto incanali alla perfezione questi sentimenti nel ruolo di Bardone, no? Una performance che vale tutto il film proprio perché è un film che in realtà parla della recitazione, parla del cinema senza volerlo, no? Soprattutto la prima parte con l'uso di scenografie palesemente fittizie, no? Palesemente ricostruttive della Milano, Genova, ambientato lì del tempo, rendono il tutto, no, ancora più affascinante questo gioco della recitazione, che poi invece si contrappone ad una seconda parte molto più neorealista, tra virgolette, una seconda parte che si rifà maggiormente a quel cinema, però rimanendo la storia di un attore, no? Il più grande attore del mondo, forse, quello che fino alla fine sceglie di interpretare su un palcoscenico disegnato appositamente per lui il ruolo. Una cosa veramente geniale, affascinantissima, che però ovviamente va a braccetto con la storia, appunto, di quest'uomo valoroso che nell'ultimo riesce a trovare un briciolo di dignità. Ecco, e poi Rossellini la racconta con una messa in scena pacatissima, perfetta nell'inquadratura che va a costruire, con alcuni piani sequenza decisamente sorprendenti, decisamente affascinanti negli uffici, ma anche quei piani sequenza invisibili che adoro. C'è una scena molto bella con la moglie del vero generale della Rovere, quindi anche qui, no, bisognerà fare una recita per lei. Un altro, no, elemento metacinematografico interessantissimo, che è tutta giocata su un'unica ripresa, da un lato invisibile, non te ne accorgi nemmeno volendo, ma è proprio un momento straordinario di cinema in un film che parla del cinema, ma parla del cinema italiano, ovviamente, parlando però attraverso la resistenza, no? E mostrando ancora una volta che l'ignavo, la persona che finge di non guardare i problemi ma pensa solo a se stesso, in una situazione del genere non può sopravvivere. E quello che invece può sopravvivergli, quello che lo può sostituire, è la grande dignità delle persone. Veramente un film affascinantissimo, sia tematicamente, sia a livello di scrittura, perché comunque avvincentissimo, potente, ma soprattutto per questa sua riflessione colossale, veramente affascinante. Io sono Sir Nessuno, come voi che seguite della sua opinione, ringrazio il buon Cinemarte per questo video insieme sul generale della Rovere, e nulla, mi raccomando, se i nostri video vi sono piaciuti, metteteci un bel like, scrivete nei commenti ai nostri canali cosa ne pensate di questa perla assoluta di Rossellini. E nulla, direi di non avere null'altro da aggiungere. A nome di entrambi, grazie mille per la visione. Al tempo dell'occupazione tedesca, un truffatore di nome Bertone, che ha sempre vissuto di espedienti, viene arrestato dalla SS e accusato di essersi fatto versare delle somme dai parenti dei fucilati e dei deportati, vantando inesistenti aderenze presso il comando tedesco. Ora lo stesso Bertone è esposto al pericolo di essere fucilato, ma all'alto ufficiale che lo interroga viene l'idea di valersi dell'abilità dimostrata dall'imputato nel tessere imbrogli per i suoi fini. Gli offre quindi la libertà se acconsente ad entrare nel carcere di San Vittore, figurando di essere il generale Badoiano della Rovere, così da poter raccogliere le confidenze dei prigionieri politici ivi detenuti e procurare all'SS preziose informazioni. L'imbroglione accetta, ma vivendo accanto a degli autentici valorosi, durante giorni di ansie mortali e notti di terrore, a poco si trasforma e si redime. Bertone non tradisce i suoi compagni e insieme ad essi muore da eroe, vittima di una rappresaglia.
La prima parte è una lucida e amara descrizione della miseria morale italiana del 1943, mentre la seconda, che si svolge interamente nel carcere di San Vittore, è incentrata sul cambiamento interiore di Bertone, consumato dalle crudeltà naziste e da una vita di truffe. Grande prova del maestro Vittorio De Sica, che maschera perfettamente il suo tipico gigionismo. Girato su commissione, non brilla per originalità, ma è uno dei migliori dell'ultimo Roberto Rossellini, molto efficace. Cinemarte ne consiglia caldamente La Visione, Il generale della Rovere, l'ultimo grande capolavoro dei due maestri del cinema del neorealismo, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Buona visione. Il generale della Rovere può apparire un film strano per Rossellini per come realizzare. Diciamo un film, tra virgolette, fatto bene da un cineasta la cui fama è piuttosto quella di improvvisatore, che non segue un vero filo narrativo, una struttura di racconto tradizionale. E in buona parte il generale della Rovere è fatto in questa maniera. Ma Il generale della Rovere a me sembra un film personalissimo, oserei dire addirittura autobiografico. C'è un'inquadratura nel film in cui compare Rossellini. Se uno guarda attentamente c'è un dialogo fra Hannes Messemer e De Sica, e in mezzo, in secondo piano, c'è proprio Rossellini che fa la parte di uno dei familiari di questi prigionieri. A me non sembra casuale questa sua presenza, perché in fondo Rossellini ha vissuto un periodo difficile della sua vita durante l'occupazione tedesca, in cui ha dovuto barcamenarsi. Ecco, io credo che i suoi ricordi di quell'ansia, di quella paura, di quel periodo terribile siano entrati dentro il film. Il film è autobiografico sicuramente ed esplicitamente per Vittorio De Sica. C'è una battuta nel film in cui al telefono dice: Vittoria! No, 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 non Vittorio. Cioè anche Vittorio, Vittoria per Vittorio. Lui si chiama Vittorio De Sica, è una gag, come dire, interna. E a un certo punto gli chiede il colonnello Müller: da dove viene? Genovese? Napoletano. Ah, Napoli. E dice, da Napoli, no, non proprio da Napoli, da Sora. Ora, Sora è il paese dove è nato Vittorio De Sica. E che ruolo fa De Sica, se non il ruolo della sua vita in quanto attore? Cioè il doppio giochista. De Sica era notoriamente un grande giocatore. È uno che perdeva molto al gioco. Dice Rossellini perché tornava in Italia e ha bisogno di guadagnare. E quindi si dice, quelle leggende che non si sa se sono vere o se sono false, ma è più bella la leggenda della verità, dice, si sono incontrati e hanno detto: c'ho dei problemi io, c'hai dei problemi, guarda, la soluzione è fare un film che vinca il Leone d'Oro a Venezia. E hanno fatto il film che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia. È la storia di un attore e di un regista. L'attore è Vittorio De Sica, il regista che lo ingaggia è Hannes Messemer, che gli dice di fare una specifica parte. Soltanto che questo regista non ha capito fino in fondo, questo attore non si conosce fino in fondo perché comincia a recitare male. Recitare male vuol dire che non sa fare bene la parte che Messemer, colonnello Müller, gli ha cucito addosso, perché non si recita senza pubblico, e il pubblico sono i carcerati del carcere in cui vive, i quali cominciano, sente una cosa qui, sente una cosa là, insomma, cominciano a turbare, e lui cambia parte, cioè invece di fare la parte del generale della Rovere, diventa il generale della Rovere.
invece di recitare cucendosi addosso un personaggio, si incarna in questo personaggio. Io credo che il personaggio del generale della Rovere, del falso generale della Rovere, questo doppio giochista, riassumesse in sé molte caratteristiche degli italiani. Nel fare di questo un eroe è qualcosa che è stato possibile 15 anni dopo i fatti, perché sicuramente un film di questo genere fatto a ridosso degli eventi non sarebbe piaciuto, avrebbe provocato una forma di reazione, perché c'era bisogno di eroicizzare in toto la resistenza, come è stato fatto in Roma Città Aperta. Quello che a me interessa molto nel film, che mi piace molto, è la presa di distanza dai fatti. Innanzitutto nella scelta di questo personaggio, l'ambiguità. E quindi dire 15 anni dopo che non tutto è puro nella resistenza, nel problema degli italiani durante l'occupazione nazista. Il film è girato quasi interamente in studio e devo dire che anche i pochi esterni dal vero sembrano girati in studio. Non è soltanto un motivo pratico per riuscire a realizzare il film in poche settimane di lavorazione, ma è anche un motivo fortemente estetico. Rossellini, nel tornare a dei temi che lui aveva già trattato nell'immediato dopoguerra, rivisita quegli stessi temi o quella stessa situazione a freddo, 15 anni dopo. Nel farlo a freddo non ricostruisce gli eventi, esattamente come si ricostruiscono le scenografie in studio. E questo è voluto, questo dà al film il carattere di una riflessione. C'è un momento nel film, il materiale di repertorio è chiaramente autentico. De Sica, in mezzo a delle macerie ricostruite, è visibilmente falso. Non è un errore di Rossellini, è proprio per risaltare l'artificio. Tutto il film è un artificio, sia in quanto riflessione su eventi passati, quindi col senno di poi, sia perché ha al centro un personaggio che fa dell'artificio, del gioco, la propria esistenza. Ecco, la critica dell'epoca, che pure ha accolto molto bene il film, però ha avuto il torto di riallacciarlo in maniera banale al cinema precedente, dicendo il ritorno di Rossellini alle sue radici. Al contrario, la presa di distanza di Rossellini dalle sue radici.